Ehi, la turma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo video di The Pie. Stiamo provando qua una nuova demo, la demo di Outcore, per cui sono stato contattato dagli sviluppatori, ed è un gioco particolare perché ci vedrà cercare di salvare le memorie di una ragazzina animata presente sul computer. Proviamo a vedere un attimo. Allora, non ne so molto, se non che funziona tutto sul PC, per cui allora. Ci sono. C'è anche l'italiano? Fico. Non me lo aspettavo, sinceramente. Ok, adesso voi vedrete il mio sfondo, il desktop, perché. Funziona appunto tutto tramite il mio file. Dov'è il mio file? Prego. Aiutami. Dammi questo file. Ma questo è un file che non ho creato io, eh. Se le do un altro? No, non lo vuole. Oh. Ciao. Ciao. Mi chiamo Lumi. Aspetta che metto solo OBS nel tuo schermo per vedere se sta registrando su qua. Ciao Lumi. Questo posto è tuo, giusto? Sì. Forte, sembra così grande. Questo è fantastico avere un posto del genere tutto per te. Oh, scusa, non ti ho neanche chiesto come ti chiami. Scegli di conoscerti, Mazzatess. Grazie davvero per l'aiuto. Quella cosa che mi hai dato penso facesse parte di me? Le dicevo, non ricordavo neanche il mio nome. E sinceramente non so ancora cosa. Come io sia arrivata qui. O cosa sia successo prima. Ma una cosa è certa. Quel cosiddetto file non è l'unico qui attorno. Devono esserci molti altri file come questo. Lo Spartan sì, per questo mondo. Se il primo ha ripristinato alcuni dei miei ricordi, forse gli altri ripristineranno il resto? Non conosco questo posto. Non è una cosa che posso fare da sola. Mi aiuteresti a cercare gli altri miei file, per favore? Sì. Davvero? Sì! Grazie mille. È bello sapere che non sono sola in questa situazione. Andiamo. Il prossimo file si trova. Non lo so. Non sono sicuro di dove siamo. Percepisco la sua presenza in un luogo chiamato questo PC. Ho accesso veloce. Puoi portarci lì? Qua forse. Lo percepisco più intenzione, ci stiamo avvicinando. Allora. Questo PC. Accesso rapido. Documenti. Ci siamo. Dov'è? Per la seconda e l'ultima volta, il file Laumi. Ah, eccolo. Lo sento. Non funziona. Questo file è diverso dall'altro, è criptato. Non si riunirà a me. A meno che non lo decriptiamo manualmente. Penso di potercela fare, ma dovrai aiutarmi. Cominciamo. Cos'è questo rumore? Qualcosa che cade. Spostati. Aia. Non sarebbe mica una cassaforte con tre lampadine che suggeriscono che dobbiamo risolvere le tre sfide? Che vuole essere una cosa simbolica? Guarda lì, c'è una serratura. Sembra uno stoppino per biscotti in forma di una stella. Sono brava a indovinare gli oggetti dalle sagome, ma come troviamo una chiave? Ci sono. Aspetta, voglio provare una cosa. Ne creeremo una. Ok. Non so bene cosa sia questo coso che ho appena aperto, a quanto pare ci puoi disegnare. Prova a disegnare una chiave con una forma simile alla serratura. Non sarà che sia esattamente uguale. Deve essere solo abbastanza piccola dentro la serratura e abbastanza grande da fare il suo dovere di chiave e sbloccare la cassaforte. Ho creato un file immagine sul tuo desktop chiamato Lumi SafeKeyPNG. Quando hai finito di disegnare, salva la tua opera e io creerò la chiave. In bocca al lupo. Ok, aspetta che zoomiamo un po' però, scusa.
Allora. Ma. Cioè. Scusami. Più piccola e la facciamo arancione e dentro colorata di arancione. Ma no, l'ha fatta piccolissima. Non è abbastanza piena. No, l'abbiamo fatta troppo piccola. È perché non rende l'idea là di quanto sia grande. Proviamo così. No, è troppo grande così. No, è troppo grande. È ancora comunque troppo grande. Tipo così. Vai. Dai, gli piace. Ben fatto. La prima lampadina si è accesa e la serratura è cambiata. Questa sembra ovviamente un'astronave e nient'altro che un'astronave. Sai cosa fare? In bocca al lupo. Dai, no, questo devo disegnarlo per forza, però, dai. Cos'è sta baradana tutto storpio? Prendiamo un pennello. E facciamo. Proviamo. Dai, gli piace. Non è abbastanza piena ancora. Allora, facciamo che ingrandirlo. Va bene, va bene. No, è troppo alto là. Tipo così. Vai. No. Allora, qua era giusto quindi all'inizio. Proviamo, mo. Vai. Ancora è abbastanza piena. Ah, dobbiamo colorarla dentro, forse per quello. Vai. Vai. La serratura cambiata di nuovo. Ora la serratura ha forma di un grande. Non importa, disegno a chiave adatta e procediamo. È un quadrato? È un grande quadrato? Di sicuro sarà troppo grande. E invece no, è piccolo. Che strano, la tua serratura è stata super facile da aprire. È esploso? Ma ecco, sembra contenta. Adesso posso aprire il mio file. Prima che apriamo la mia memoria, ho una domanda. Non ho potuto fare a meno di notare che. Quella è una telecamera? Dove? Mi stai registrando? Sì. Ma no, non dirmi che sei uno di quei pervertiti. Sì, so tutto dei pervertiti. Ho sentito che adorano trasformare le ragazze in cuscine, probabilmente per migliorare la loro qualità del sonno. Non voglio diventare un cuscino. Eppure finora mi hai aiutata, quindi forse non sei qui per trasformarmi in un cuscino. Ah ah, ti chiedo scusa, ok, continuiamo. Ah no, poi effettivamente lo vedete dove c'era la mia camera. Mi
vero, una volta avviato il processo di decriptazione, i miei ricordi appariranno di fronte a noi. Dovrei prendere il controllo del mio corpo nei miei ricordi e ripercorrerli tutti. So che puoi farcela. Cominciamo. Quando te la senti, trascinami nella finestra della memoria. Ok. Questo è l'inizio della mia storia. Questa è Lumi, il suo più grande desiderio è quello di lasciare il sottosuolo ed esplorare la superficie. Ok. Svegliati, Lumi. Buongiorno, Lumi. Saluto, Lumi. Ma non è che monitor ultra wide che ha. Oggi è il 18° compleanno di Lumi. Questo significa che può finalmente decidere del proprio destino. Ehi Lumi, sei pronto a vivere un'epica avventura e realizzare il tuo sogno? No. Ma come? Ok, sembra che tu non sia dell'umore adatto. Che dici di una barzelletta allora? Toc toc. Plot twist. Papà, cosa stai facendo? Qui non c'è nessun papà, io sono nessun papà scritto proprio. Capitan Tutorial. Cos'hai addosso? Hai guardato di nuovo troppi anime? Ride. Corretto! Sono qui per assicurarmi che tu sia pronta per la tua avventura. Lezione numero 1, come muoversi. Inizia mettendo il piede destro innanzi a quello sinistro. Sublime! Ci sono voluti 18 anni, ma finalmente hai preso la sottile arte del camminare. Ma riuscirai a capire come saltare usando il tasto C? Incredibile, lo hai capito sul serio. La faccia che fa sotto. Hai senza dubbio dimostrato di essere pronta per le tre mortalissime sfide. Iniziamo con il caramelloso percorso ostacoli. No, non di nuovo. Il tuo compito è raggiungere la fine del percorso ostacoli. Sentiamo cosa ne pensa la folla. Puoi farcela? E si è messo la faccia davanti. Sì, solo lui può farsi strada in questo letterissimo, morbidissimo percorso ostacoli pieno di zuccherosissime caramellissime. Sembra che la follia faccia il tifo per... La folla, ma anche la follia. Faccia il tifo per te, Lumi. Non deluderli. Hanno voce in capitolo in tutto questo? Ci vediamo dall'altra parte. Ma è pazzissimo tutto quello. Sto. Slitta tantissimo, non è così banale. Adesso con tutto il scatto in diagonale. X, sinistra e su. Ok. Aia. Ok. Aia. Quello credo che riempia. No! Ho delle vite tra l'altro lassù. L'ultima vita. Niente, è andata.
Riprova. E niente. Ma no? Non devo saltare subito col coso. E poi si blocca là sopra, che cavolo faccio? No! Ok. Ma no, dai! È odiosissima sta parte. Ah, ci passo attraverso quello, scusatemi. Ma... A saperlo prima. Ok. Mareo, che paura. È finito? Ok. Oh no. Eppure l'orchestra che suona. Però lui mi ha superato il percorso ostacoli, sono così fiero. Grazie. Ora per tutto questo. Per quanto possa essere impressionante, camminare e basta non ti porterà in superficie. Hai bisogno di qualcosa che ti protegga una volta là fuori. Che è esattamente il motivo per cui hai bisogno del cappello tutorial. Ma lo hanno fatto sul serio? Cioè, è un pneumatico con sopra una mano gigante. Il cappello tutorial? Processore Mega, zero incredibili cavalli di potenza, resistente alle esplosioni nucleari. Sì, hai capito bene, il cappello tutorial realizzato con le rocce più setose del sottosuolo dai più brillanti ingegneri della Tutorial SPA ti garantirà un look alla moda e in più ti proteggerà la testa dal freddo. Il cappello tutorial ha tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare questo viaggio. Ma perché parlarti quando posso mostrarti quanto è fantastico? Però guardiamo lo spot pubblicitario sul cappello tutorial. È pazzissimo sto gioco. Strabiliante, vero? Ottieni il tuo cappello, offerta valida solo per ora e fino all'esaurimento della scorta di un cappello. Cavolo, come ottengo il cappello? Sono contento che tu me l'abbia chiesto. Tutto ciò che dovrai fare sarà spendere alcuni punti ottenibili con questa sfida che ho creato appositamente per te. È un pinball. Sembra. La tua seconda mortalissima sfida consiste nel guadagnare abbastanza punti per poter comprare il cappello. Il prezzo del dettaglio consigliato per il cappello tutorial è di 2000 punti. E il prezzo scontato è solitamente di 1000 punti. E aspetta un attimo, incredibile! Mi è appena stato comunicato di una nuova offerta solo per te, Lumi! 5000 punti! Esatto, solo 5000 punti potrai avere un cappello tutorial tutto per te. Ma come? Prezzo di stilo 2. 2000, prezzo scontato 1000, ma prezzo speciale 5000. Ce la farai? Sentiamo cosa ne pensa la folla. Vuoi farcela, Lumi? Sì, sono Lumi dentro di sé, la forza di superare l'infinito e l'insostenibile ciclo del capitalismo. Sei tutti noi! Bene, Lumi, sembra che la folla faccia il tifo per te. Non deluderli. Prego. Ah, ma oh, mannaggia, quando cade, cade fortissimo. Dai!
Non sto capendo bene come controllarla, comunque. Ho paura di cadere giù malissimo. Che paura! Ok, ce l'abbiamo fatta. Ben fatto, Lumi. Sei riuscito a ottenere almeno 5.000 punti. Il tuo cappello sarà spedito in 12 giorni lavorativi. Dovresti prendere i miei soldi. Oh. Alto là, furfante. Furfante? Esatto, tu sei quella che ha messo queste persone negli edifici in fiamme, non è vero? Ma no, ci sono davvero le persone. Non temete, gente, io, Capitan Tutorial, sconfiggerò questa furfante e salverò le persone in fiamme. Esattamente in quest'ordine. Vado a fuoco! Prima che ti elimini, sentiamo cosa ne pensa la folla. Non ti preoccupare, furfante, ci sono ancora cittadini indifesi bloccati in questo edificio. Ma prima che ti sconfigga e li salvi, devo indossare la mia tuta da battaglia. Preparati, l'ora del tutorial. Ma è fuorissima sta cosa, che cavolo sta succedendo? Ma era già vestito così prima, scusa un attimo. Ora che l'ho messo tutta la battaglia, adesso non riuscirai a perpetrare i tuoi crimini. La tua ultima mortalissima sfida è sconfiggermi. Per darti una lezione devo insegnarti a combattere. Aia. Ah, quella stella mi fa malissimo, ok. Ah, l'ho colpito. Ma mi lancia dell'automobile addosso. Aia. Ok. No, ho preso danno di nuovo. No! Ah. Scappa? No. Ah no, devo prendere quegli affari là, ok.
No! È abbastanza difficile. No, e se perdo già la vita così. Ok. No! Ho capito, ma non riesco a fare niente. Ciao, schiva sopra, schiva sotto. Ok. E poi cos'è? Ma ha distrutto tutto, ma è un folle, è pazzo, cos'è sta roba? Non so quanto duri ancora, tra l'altro, questa idea. Oh. Mi hai fatto lumi, ce l'hai fatta, papà. Perché ho dovuto fare tutto questo? Beh, il fatto è che nel mondo di sopra ci sono dei pericoli sconosciuti. Da quando trovasti quella foto da bambina hai sempre solo parlato di esplorare quel mondo. La foto col paesaggio che non avevo mai visto. C'era una dedica scritta sopra, per Lumi dal mondo di sopra. Come potrei non voler esplorare il mondo di sopra dopo averla vista? Lo capisco. Non volevo che nutrissi questo sogno e così ti confiscai la foto. Non sappiamo niente del mondo di sopra e per questo possiamo solo desumere che non sia sicuro. La maggior parte di quelli che ci sono avventurati non sono mai tornati. E chi è tornato non era più in sé. Nessuno di loro ci ha detto cosa ha visto là fuori. Non volevo che facessi la stessa fine. Non volevo perdere te o chiunque l'altro. Papà. Non sono stupido. Sapevo che non sarei mai riuscito a farti cambiare idea. Così ho deciso di usare il tempo che ci restava per divertirci insieme. E prepararti al mondo di sopra. Quante sfide hanno dimostrato che lo sei. Sei cresciuta, Lumi. E adesso sei un'abile avventuriera. Dai, ammettilo che ti sei divertita. Sì. Prima di andare, facciamoci un'altra risata assieme. Ha 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 ha. Ha 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 ha. A proposito, una sorpresa per te. Prendi. Oh, esattamente come la ricordavo. Grazie, papà. Vado. Arrivederci, Lumilia, e buona fortuna. Oh, allora è così che è iniziato tutto. E quello era il mio papà? Cavolo. Adesso conosci mio padre. Lo giuro, non si veste sempre così. E che è sempre così bello drammatico e facilmente influenzabile. Una volta ha visto un programma di TV chiamato Mr. Chef e credeva di essere un esperto culinario di fama mondiale. Ha finito col bruciare a casa nostra. 3 volte. È così imbarazzante, ma sotto sotto è un papà davvero bravo che mi vuole bene. Comunque, grazie per avermi aiutato a recuperare quel ricordo. Mi sento un po' più completa ora. Vorrei continuare a cercare i miei file con te, ma c'è un piccolo problema. Non li percepisco più. Ci sono, lo so, ma non in questo mondo. Questo significa che non possiamo proseguire le ricerche per ora. Mi sono sinceramente divertita a cercare i miei file con te. Per ora dobbiamo fermarci. Ma forse un giorno potremo giocare di nuovo insieme? Fino ad allora schiaccerò un pisolino. Se vai a trovarsi quei file, svegliami, ok? Spero ci rivedremo presto. Grazie ancora, buonanotte. Complimenti, il completo della demo, la storia di Lumi si conclude qui per ora, ma riprenderà nel gioco completo. Ottimo. Distruggi Lumi e i file di salvataggio. Ma no. Lasciamo così. E niente, quindi questo era Outcore. E nulla, spero vi sia piaciuta la demo, che vi abbia intrigato un po'. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.